Chiederemo la rimozione del criminale Bashar al-Assad, quanto dichiarato dalla delegazione siriana alla vigilia della conferenza di pace Ginevra 2, che si terrà da questo mercoledì a Montreux in Svizzera. Il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon ha incontrato i rappresentanti della coalizione nazionale siriana, mentre giungeva notizia che anche i delegati del regime guidati dal ministro degli esteri Walid Mualem erano giunti a destinazione. Nonostante l'incidente all'aeroporto di Atene, dove le autorità greche si sono inizialmente rifiutate di fornire il carburante. La seconda conferenza di pace sulla Siria si annuncia infuocata anche in seguito alla polemica sull'Iran. Il ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha accusato Ban Ki-moon di aver ceduto alle pressioni, decidendo di ritirare all'ultimo minuto l'invito di partecipazione a Teheran. Decisione criticata anche dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Di sicuro il ritiro è un errore, l'ho già detto, ma non provocherà catastrofi. L'Iran aveva dichiarato che non avrebbe accettato alcuna precondizione per partecipare al summit, in particolare l'accettazione delle conclusioni del Ginevra 1 che implicano il ritiro di Assad.